Grazie per la tua colazione, amico, ma ci serve un po' di cibo. Ehi, ragazzi, sentite! Sì, dimmi. Va bene un po' di pesce arrosto per pranzo? Pesce? Perché? Abbiamo un'alternativa. Finirà che mi spunteranno le pinne così. Va bene, Tisano, proviamo a vedere se funziona. Fate attenzione! Oh, Girobato, sei un vero genio! Ma da dove esci fuori? Però ti sta bene già lo strisce, Paco? Sei sicuro di farcela? Certo che ce la faccio! Ce ne avete messo di tempo. Il piccolo pirata era stanco. Non è vero, è stato lui che mi ha voluto prendere per forza sulle spalle. Va bene, ma adesso finite di sistemare le capanne. Non è il momento di giocare. È stata un'ottima idea. Con queste corde, in caso di emergenza, potremo calarci giù e raggiungere la nave. Non vorrei mettere in dubbio le tue capacità, ma sei sicuro che queste corde reggano, fratellino? C'è solo un modo per saperlo, basta collaudarle. Io non ho tutta questa fretta di raggiungere gli altri. Che c'è? Non avrei paura. Io avrei paura. E allora? Ci vediamo di sotto. Ehi, aspetta, così non vale. Attenzione là sotto, arrivano le tigri volanti. Ce ne hai messo di tempo. C'era un bel panorama. Non sapevo che esistessero le tigri volanti. Io credo che per quei due tutto sia possibile. Avete fatto un ottimo lavoro, ragazzi. E le nostre armi segrete a che punto sono? Tutto a posto. Qui possiamo caricare qualsiasi munizione. Basta aumentare o diminuire il contrappeso. Sono due catapulte perfette. Benissimo, ragno di mare. Non vedo l'ora di provarle. Dobbiamo anche trovare un nome per la barca. È da ieri che ci stiamo pensando. Ehi, finalmente ci sono. Che ne dite di Tigre del Mare? Mi sembra assolutamente perfetto. Bravo Kammamuri. Ehi, mi sai dire come ci sei finito là dietro? Sai, non hai affatto una buona cera, Paco. Dovresti mangiare di più. Bel panorama, eh? Da qui ogni nave sarà avvistata.
Credo sia l'ora di far avere nostre notizie a Lord Brook. Hai ragione, ma non credi sia troppo presto per attaccare un governatore e il suo esercito? Intanto gli faremo sentire il ruggito della tigre. Io spero che stavolta ci sia tutto. Sì, signore. Io non mi so spiegare come può essere successo. Se i barili di acquavite non spariscono da soli, facciamola finita e andiamo. A proposito, se avete mentito, ve ne pentirete al mio ritorno. Mercantile in vista! Sono loro. Mi raccomando, sta attento allo scorpione inglese, capitano. La tigre non ha paura dello scorpione, Samblion. Voglio andare anch'io. Impara ad aspettare, ci saranno prede anche per noi. Beh, devo ammettere che non sono affatto male con i baffi. Me l'aspettavo, che ne volete capire voi due? Navi di pescatori a babordo! Presto, datemi il cannocchiale. Hanno qualche problema all'albero di maestra. Lasciateli avvicinare. Buongiorno, sir. Il mio nome è Van der Koff. Sono diretto a Labuan dal governatore. Questi pescatori si erano offerti di accompagnarmi, ma come potete vedere gli si è strappata la vela. Hai calcolato bene la traiettoria? Un colpo d'occhio infallibile. Aspettate il mio segnale. Adesso. Ah, colpiti! All'attacco! Viva le tigri della Malesia! Nessuno ci può fermare! Sarebbe ora che arrivassero i rinforzi. Sergente, metta in salvo il dispaccio. Molto interessante. All'avanguardia! Benvenuti a bordo, amici. Ben arrivati. Ho l'impressione che il dispaccio sia qui sotto. Ascoltami, non aver paura, non voglio ucciderti. Ma devi dire al governatore James Brook che la tigre è tornata e non gli darà pace finché l'assassinio di suo padre non sarà vendicato. Non credo sia la lista della spesa, vero? Di a Brook che la tigre non ha dimenticato l'assassino di suo padre. Ma chi siete voi? Sandokan, qui abbiamo finito. Bene, allora carichiamo i viveri sul prau. Sandokan. Qualcosa che non va, fratellino. Guarda qui cosa ho trovato. Una nave carica d'oro del sultano Muda Assin è ancorata nella baia di Lutong, in attesa dell'arrivo di una nave del governatore Brook che la scorti fino a Labuan. Tutto l'oro del mondo non vale questa marmellata. Dovete accontentarvi di quello che c'è, ragazzi. No. Questa sera non possiamo mangiare il tuo pesce, Samblion. Oramai quei pesci arrosto me li sognavo anche la notte. Se continui così, domani sarà finito tutto e allora vedremo che cosa mangerai. Non è l'unico qui stasera che ha mangiato troppo. Fratellino, hai già pensato come mettere le mani sull'oro del sultano? Cara nipote, nonostante i miei sforzi per darvi un'educazione adeguata, il vostro temperamento non sembra migliorare. Eppure, carissimo zio, non suono più il violino, proprio come voi mi avete ordinato. Già, mi stavo chiedendo se non fosse l'andare a cavallo a rendervi così impetuosa. Se permettete, signore, non capisco cosa c'entrino i violini o... Voi fate silenzio, non sto parlando con voi, sto parlando con mia nipote.
Questo barattolo è vuoto. Posso sapere dove è andata a finire la mia marmellata? Signore, non so che dire. Nella dispensa non ce n'è. Perdonatemi, signore, è successo un fatto gravissimo. Sì. Oh, buongiorno, signorina Marianna. Lord Quillonk, vedo che non avete ancora imparato a bussare. Chiedo scusa, signore, ma ieri pomeriggio dei pirati hanno attaccato la Queen Victoria e hanno rubato le provviste. La marmellata. E chi avrebbe osato? Dalle testimonianze sembra che la banda fosse composta da 7 e forse 8 persone. Anzi, esattamente 7 persone, più un bambino, signore. 7 straccioni più un bambino attaccano una mia nave e rubano i viveri sotto il naso di 30 soldati? Voglio il comandante della Queen Victoria nel mio ufficio, subito! Sarà fatto, signore. Signorina Marianna. Se prima il governatore era nervoso dopo quest'ultima notizia, lo sarà ancora di più. Certo, però devo ammettere che a me questi pirati sono molto simpatici. Spero che le vostre spiegazioni siano valide. Dovevate vederli, Lord Brook, non li potevamo fermare. Erano indiavolati. Il loro capo ha cercato di uccidermi. Mentre tremavate, siete almeno riuscito a vederlo in viso? Era giovane, aveva uno strano medaglione al collo e poi ha detto qualcosa su una tigre e l'assassino di suo padre. È Sandokan. Ditemi, è questo il nome che avete sentito, non è vero? Sì, lo hanno chiamato proprio così. Diavolo, allora è vivo quel maledetto. C'è un'altra cosa, signore. I pirati si sono impossessati anche del dispaccio, signore. Adesso sanno del carico di oro sulla nave del sultano. Meglio così. Se vorranno prenderlo, troveranno pane per i loro denti. Non riesco a capire cos'è che non ti convince, Sandokan. Quell'oro ci fa molto comodo e sta aspettando solo noi. Non dobbiamo fare altro che andare a prenderlo. Figurati se non fa gola anche a me quell'oro. Ma c'è un piccolissimo dettaglio che tu trascuri, amico mio. Brook sa benissimo che noi abbiamo il dispaccio. E quindi potrebbe tenderci una trappola. Certo, hai ragione. Avrei potuto farci un sacco di cose con quell'oro. Sì, peccato, ma è troppo rischioso. Non ti preoccupare, fratellino. Vedrai che si presenteranno molte altre occasioni. Che vecchio testardo. Si è fissato che stasera dobbiamo cucinare la zuppa di pesce. Ma dove sei? Si è saputo cosa c'era scritto su quel dispaccio. Credo niente di importante, altrimenti Sandokan ce l'avrebbe detto. Io lo so che c'è scritto. Sì, certo. E scommetto che te lo ha detto Paco. Ho sentito Sandokan. Che lo leggeva. Diceva che una nave carica d'oro è ancorata nella baia di Luton. Sì, e che stavano aspettando una nave degli inglesi per scortarla fino a Labuan. O qualcosa del genere. Hai detto una nave carica d'oro, ne sei proprio sicuro? Sì, certo. E allora per quale motivo Sandokan e Yanez non ci hanno detto niente? Forse perché stanno escogitando un piano. Sì, ecco, certamente. Io però ho un'idea. Perché non facciamo vedere a Sandokan il coraggio delle sue tigri? Andremo noi a prendere quell'oro e poi lo getteremo ai suoi piedi. Che ne dite? Dopotutto siamo sempre stati pirati, sappiamo ancora come si fa. Sì, andiamo. Non mi sembra una buona idea. Partiremo stanotte col buio e domani mattina saremo già di ritorno con loro. Scommetto che Sandokan nemmeno se ne accorgerà. Eccellenza, siamo pronti! È tutto a posto! L'oro è stato scaricato, potete fare imbarcare i soldati! I soldati ci sono tutti? Sì, signore! 100 soldati scelti tra i migliori, come avevate ordinato. Perfetto, fateli entrare tutti e 100 nella stiva. Quando la tigre attaccherà, troverà una bella sorpresa. Per fortuna dorme. Siamo sicuri che stiamo facendo una cosa giusta? Certo che siamo sicuri. Che ti succede? Io invece sono sicuro che avremmo dovuto parlarne con Sandokan. Stammi a sentire, quella nave domani sarà scortata all'isola di Labuan, ora o mai più. Con tutto quell'oro potremo fare un sacco di cose, anche costruire un'intera flotta. O andiamo tutti o non va nessuno.
Quella zuppa mi ha fatto venire una sete del diavolo. Oh. Rosso. Significa pericolo. Nessuna nave in vista, cosa può essere? Che diavolo l'ha presa? Ma che sta succedendo, fratellino? La tigre del mare è scomparsa, non è più nella baia e qui c'è solo Kammamuri, degli altri nessuna traccia. Che succede? Non capisco, dove possono essere andati? Non lo so, a me non hanno detto niente. Di un po', Kammamuri, magari tu ne sai qualcosa. Beh, a dire la verità sì, dovevo andarci anch'io, ma purtroppo non mi hanno svegliato. Che razza d'idea, andare senza dirmi niente. Volevano farti una sorpresa. La polvere da sparo? È qui. Tu rimani qui, Kammamuri. È troppo pericoloso. Paco ti farà compagnia. E adesso speriamo di arrivare prima che sia troppo tardi. Scusate, signore, stavo pensando una cosa. Siamo sicuri che cadranno nella trappola? Perché, cioè, loro sanno che noi sappiamo che loro sanno. Quello, che cosa state blaterando? Vi fa male pensare troppo. È una cozzaglia di pirati e non sapranno resistere. Sì, signore, avete perfettamente ragione, signore. Ragno di mare, vedi qualcosa all'orizzonte? Non ancora! Se Kammamuri avesse capito male, Pisango. No, il bambino non è stupido. Vedo qualcosa! Ci sono delle luci! Eccola, è la nave, la vedo! È ferma laggiù! Tutti ai vostri posti, avanti! Preparate la tigre per l'abbordaggio! Scusate, Lord Brook. Sì, comandante. C'è un veliero che si sta avvicinando a forte velocità, però si direbbe una barca da pesca, signore. Sono loro. Tutti sotto coperta e voglio il più assoluto silenzio. Sì, signore. Lord Willow. Sì, signore. Preparate gli uomini. Sì, signore. E soprattutto state sveglio. Sì, signore. Come avevo previsto, presto Sandokan finirà in trappola. Forza, ragazzi, ci siamo quasi. Sei pronto all'attacco, Zamblion? Sì, sono pronto. È tutto troppo tranquillo. All'attacco dei Kingi della Merenia! All'attacco! Fermatevi o apriamo il fuoco! Era una trappola. Lo sapevo, sembrava tutto troppo facile. Gettate le armi e arrendetevi. Brooke. E ora che si fa, fratellino? Bisogna inventarsi qualcosa e anche alla svelta. Speriamo che non si bagnino. E il vostro capo dov'è? Tu. Tu. Parla. Che cosa è stato? Solo un tronco, signore. Torniamo a noi. Era loro che volevate, no? Ditemi dove si nasconde Sandokan e ne avrete quanto ne vorrete. Non parlerò.
Siete coraggiosi, meritate una morte degna di voi. Legateli e gettateli in mare, gli squali penseranno al resto. Ora va! Cominciate con lui. James Brooke, è me che volevi? Sandokan, sei qui finalmente! Uomini, puntate! Affrontami da uomo, Brooke! Ma forse preferisci altri sistemi! Sei audace e stupido come tuo padre. Shh. Tutti in mare al mio via. Addio, Sandokan! Fuoco! In mare! In mare! Via! Presto, signore, corriamo alla scialuppa. Dov'è Sandokan? È successo tutto per colpa mia. Sandokan si è sacrificato per noi, ha dato la sua vita. Invece di frignare, datemi una mano a salire a bordo. Se ricordate, signore, io l'avevo detto che... Basta, sta zitto, maledetto idiota! Devi perdonarci, Sandokan, ma noi siamo tutti pirati e una nave carica d'oro ci ha fatto perdere la testa. Avete visto la faccia di Brooke quando sono comparso? Era terrorizzato, sembrava che avesse visto un fantasma. Ma quello che è successo oggi però vi serva di lezione. Non bisogna mai sottovalutare il nemico. Certo, Sandokan. Sì, sì, sì. Comunque ci siamo divertiti. Beh, la prossima volta voglio divertirmi anch'io.